Cari amiche, cari amici, fratelli e sorelle, buongiorno a tutti voi in questo martedì 10 marzo che ci ha visti uscire dalla situazione speciale della nostra regione e delle province limitrofe, oggetto dei provvedimenti di domenica notte, per trovarci oggi nella stessa situazione ma con tutta l'Italia. Non è che sia un motivo di soddisfazione, semmai è un invito a prendere ancora più sul serio tutte le misure che ci permettono di contenere il contagio del coronavirus, limitando così anche le patologie più gravi e aiutando in particolare i sanitari nel gigantesco lavoro di queste settimane. C'è uno slogan che, come sapete, riassume tutte le disposizioni prese dal governo ed è restate a casa, restiamo a casa. In questi giorni ha circolato molto, è stato promosso anche da interventi di personaggi del mondo dello spettacolo, gira sui social network e così via. Sappiamo che non è facile attenersi a questa indicazione, anche per ragioni oggettive e non solo per quella tendenza che noi italiani abbiamo ad addomesticare le leggi a nostro uso e consumo. Come ho fatto nei giorni scorsi, provo a suggerire anche una riflessione spirituale su un comportamento che certamente ci costa, ma che si rivela indispensabile per il bene di tutti e per aiutarci a uscire da questa emergenza. Il nostro Don Pierluigi Ferrari ha studiato a fondo il Vangelo di Marco per provare a cogliere il senso teologico e spirituale dei luoghi nei quali si svolge la vicenda di Gesù. Vedete qui il suo libro che si intitola appunto I luoghi del regno, luoghi geopolitici come la città, luoghi geografici come la montagna o il lago di Galilea e anche luoghi architettonici come la sinagoga, il tempio e appunto la casa. Marco presenta spesso Gesù che entra in una casa e nelle sue parole Gesù anche parla delle case. Emergono tre aspetti principali: la casa come luogo di annuncio, di insegnamento e di guarigione. Non posso naturalmente entrare nei dettagli. Questi tre aspetti però possono darci qualche suggerimento su come vivere anche il tempo che più del solito dobbiamo trascorrere nelle nostre case. Per i cristiani, ma forse non soltanto per loro, può essere un tempo favorevole a lasciarsi raggiungere appunto dall'annuncio di grazia e di misericordia del Vangelo di Gesù, specialmente in questo tempo di Quaresima. Gesù entra ancora nelle nostre case per annunciare la gioia del Vangelo. Lo possiamo sentire rileggendo l'una o l'altra pagina del Vangelo, ma anche ad esempio ricevendo una telefonata che ci sostiene, ci consola, o magari diventando anche noi annunciatori di questo Vangelo a partire dalle nostre case. Spesso in casa Gesù istruisce i discepoli, spiega loro in modo più approfondito ciò che ha detto alle folle, qualche volta impartisce loro anche una lezione più severa ed esigente. Il tempo che abbiamo in queste settimane può essere anche quello di una meditazione un po' più approfondita e prolungata sul Vangelo, ma anche su aspetti importanti della nostra vita. Finalmente, nelle case, Gesù guarisce i malati. E anche il nostro stare in casa lo possiamo vivere come parte di un processo di guarigione, che riguarda chi è ammalato, riguarda il nostro paese nel suo insieme e riguarda forse anche quelle ferite interiori che ci portiamo dentro e che sempre possiamo affidare a Dio perché le guarisca o ci aiuti a sopportarle. Prendiamo sul serio l'invito a restare in casa, ma approfittiamo di quella che può sembrarci soltanto una costrizione per farne un'occasione favorevole di buona vita per noi e per tutti. In questa emergenza purtroppo si deve sospendere anche la visita alle famiglie e la benedizione nelle case, tipica di questo tempo quaresimale. Con la speranza che questo bel gesto possa essere ripreso, da qui vorrei però benedire le vostre famiglie e le vostre case. Benedetto sii tu, o Dio nostro Padre, nelle nostre famiglie e nelle loro case. Coloro che vi abitano custodiscano sempre i doni del tuo Spirito e manifestino in gesti concreti di carità la grazia della tua benedizione, perché quanti vi saranno accolti trovino sempre quel clima di amore e di pace che è segno della tua presenza, per
Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie e a domani.